L'argento, quello delle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, che occupano completamente la prima fila. Il rosso, quella delle Ferrari di Sebastian Vettel, che scatterà dalla terza piazzola, e quella di Charles Leclerc, che scatterà dalla quinta posizione. Al quarto posto c'è Max Verstappen con la Red Bull, che ha, come si dice in inglese, ha splittato, ovvero si è infilata in mezzo alle due Ferrari. Le vetture ora vanno a completare lo schieramento, stanno arrivando in questo momento le due Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll, a seguire la Williams di George Russell, l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi penalizzato per la sostituzione del cambio, e l'altra Williams di Robert Kubica. Nico Hülkenberg partirà dai box, le vetture sono ora completamente schierate sulla linea di partenza, salgono i giri del motore, sale il rombo delle 20 vetture sullo schieramento, si accendono i semafori, si spengono in questo momento. Attenzione, Lewis Hamilton parte meglio di Valtteri Bottas e sembra in grado di poter prendere la posizione sul pilota finlandese. Parte bene anche Sebastian Vettel, sono in tre, si arriva anche Charles Leclerc in terra staccata, inchioda. C'è un bloccaggio di Sebastian Vettel che arriva a largo nel tentativo di prendere la posizione su Valtteri Bottas. Lewis Hamilton è al comando, Bottas è secondo, Vettel è terzo, al quarto posto c'è Verstappen, e poi c'è la lotta tra Leclerc e Gasly, con Leclerc che accompagna leggermente sulla via di fuga in asfalto Gasly che viene a sua volta affiancato da una Haas che dovrebbe essere quella di Grosjean. Lewis Hamilton è al comando davanti a Valtteri Bottas, al terzo posto è passato Max Verstappen, che è riuscito ad avere la meglio su Sebastian Vettel. Dunque Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel, Leclerc, queste le prime 5 posizioni. Non ci sono stati incidenti, ma sono scorse via regolari le prime macchine nel questo primo giro del Gran Premio di Spagna. Hamilton ha già preso un buon margine di vantaggio nei confronti di Valtteri Bottas e Max Verstappen, quarto e quinto posto per le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Seguiamo ancora le vetture fino alla conclusione del primo giro, prima di tornare dallo studio con Lewis Hamilton, che sembra in grado di poter allungare già su Valtteri Bottas. Scatto perfetto quello di Lewis Hamilton, meno buono quello di Valtteri Bottas, che si è fatto affiancare anche da Sebastian Vettel. Comunicazione radio da parte del pilota della Ferrari: Vettel al suo box, ho avuto uno spiattellamento alla gomma anteriore, abbiamo segnalato quel bloccaggio in curva 1, speriamo che non abbia problemi il pilota tedesco della Ferrari di vibrazione, quindi sia costretto ad anticipare la sosta. Passano le vetture ora in questo momento sotto la nostra postazione, si chiude il primo giro, Hamilton 2 secondi di vantaggio su Valtteri Bottas, seguono Verstappen, Vettel e Leclerc. Abbiamo rivisto le immagini della partenza con un Sebastian Vettel molto aggressivo che ha cercato di prendere la posizione ai danni di Valtteri Bottas, è finito leggermente largo sulla via di fuga in asfalto e questo ha favorito poi il ritorno successivo di Max Verstappen, che gli ha preso la posizione. Ma in questo senso ci sentiamo di dire che ha fatto bene il pilota tedesco della Ferrari a provarci a inserirsi tra le due Mercedes, anche se comunque ha perso il terzo posto. Giro numero 8, Charles Leclerc si fa minaccioso alle spalle di Sebastian Vettel, evidentemente ne ha di più, vuole provare a superare il pilota della Ferrari, che in questo momento però gli ha chiuso la porta in curva 1. Leclerc si fa sempre più minaccioso negli specchietti di Sebastian Vettel. Nella chiusura del giro precedente si è fatto vedere con decisione all'interno, alla staccata di curva 1, non gli ha dato strada Sebastian Vettel. Ora siamo proprio ancora nel rettilineo sotto la nostra postazione, vediamo se Leclerc torna a farsi vedere. No, resta accodato alle spalle di Sebastian Vettel, ma ci pare evidente che Leclerc ne ha di più, e considerato che il distacco tra il terzo posto di Verstappen e quello di Sebastian Vettel al quarto posto sta aumentando, oramai siamo intorno ai 3 secondi e mezzo, è probabile che Leclerc voglia provare l'attacco a compagno di squadra Sebastian Vettel per cercare di andare a prendere Max Verstappen. Gran Premio di Spagna, Codignoni. E allora, 13° giro, Charles Leclerc ha passato Sebastian Vettel, o per meglio dire Sebastian Vettel sul rettilineo principale si è fatto da parte, si è spostato a destra nella parte interna della pista per lasciare via libera a Charles Leclerc e provare l'assalto così al terzo posto di Max Verstappen. Ora Leclerc dunque è quarto davanti a Sebastian Vettel. Giro numero 20, si è fermata ai box la Ferrari di Sebastian Vettel per il suo pistop. Il pilota tedesco anche via radio si era lamentato del fatto che le sue gomme si stavano rovinando, è la prima delle vetture di testa insomma a fermarsi, pit stop al giro numero 20 per montare le gomme medie, tra l'altro pit stop non del tutto perfetto, dei problemi alla ruota posteriore sinistra, 4 secondi e 4, quando di solito il tempo medio è intorno ai 2 secondi e mezzo. Vediamo uscire dalla nostra postazione anche i meccanici della Red Bull, si ferma Max Verstappen, evidentemente ha paura Verstappen dell'undercut che potrebbe fargli Sebastian Vettel, e decide di andare a cambiare le gomme anche lui. Seguiamo il pit stop veloce senza problemi, 2 secondi e 9, più rapido quello della Red Bull rispetto a quello della Ferrari, che non è in pensione
impensierito da questo tipo di problemi sono le Mercedes, che continuano a comandare, a dominare il Gran Premio di Spagna. Hamilton è leader a 6 secondi e 8 di vantaggio su Valtteri Bottas, un vantaggio che dunque continua ad aumentare, mentre Sebastian Vettel, che si è fermato al giro numero 19, ha messo gomma media. Si è fermato Leclerc 6 giri più tardi, ha messo gomma dura. Evidentemente la Ferrari vuole diversificare le strategie, probabilmente con Vettel 2 soste, con Leclerc una sola sosta. Si ferma in questo momento Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Vettel. Questa è la classifica dopo la prima sosta, quando i giri sono 28. Studio. Da poco superata la metà gara, siamo al 35esimo dei 66 giri previsti. Comandano le due Mercedes, Hamilton davanti a Bottas staccato di 8 secondi e 3. Segue la Red Bull di Verstappen, le Ferrari di Leclerc e Vettel, vicinissime tra di loro in lotta, strategie diversificate. Leclerc con le gomme dure, Vettel con le gomme medie, sulla carta più prestazionali. Infatti l'impressione è che Vettel ne abbia di più nei confronti di Leclerc, ma fino a questo momento il muretto Ferrari non ha dato ordine alla pilota monegasco di far passare quello tedesco. Vettel ha superato Leclerc, o per meglio dire Leclerc è stato fermato dal muretto dei box per permettergli di far passare Sebastian Vettel. Ci prendiamo qualche secondo per spiegare la situazione tattica del Gran Premio fino a questo momento, perché tutti hanno effettuato una sosta, le Mercedes, la Red Bull e le Ferrari. Vettel si è fermato 6 giri prima di Leclerc montando gomme soffici, mentre Leclerc si è fermato appunto 6 giri dopo montando gomme dure. Dunque l'idea che ci siamo fatti è che Leclerc possa cercare di arrivare fino in fondo con queste gomme dure, mentre Vettel non è detto che ce la faccia. Potrebbe essere necessario per lui un ulteriore pit stop, così come per Verstappen, Hamilton e Bottas, che anche loro hanno montato delle gomme soffici. Dunque si lotta anche sul filo della strategia questo Gran Premio. Il muretto della Ferrari ha deciso di far passare Vettel evidentemente più veloce, con delle gomme più prestazionali, considerato il fatto che poi il pilota tedesco dovrebbe magari potersi rifermare, un ordine che potrebbe essere arrivato anche troppo tardi, visto che il tedesco si è fermato per diversi giri rispetto dietro a Leclerc, perdendo molto terreno nei confronti di Verstappen, che occupa la terza posizione. Sono infatti 10 i secondi che il tedesco della Ferrari deve recuperare a Verstappen. Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel, Leclerc, queste le prime 5 posizioni quando siamo nel corso del 39esimo giro a Barcellona. Studio. Giro numero 43, si è fermato ai box per la seconda volta Sebastian Vettel per montare un nuovo set di gomme medie. A questo punto ci pare veramente strana la strategia della Ferrari, che ha tenuto Vettel evidentemente più veloce del compagno di squadra Leclerc in virtù di gomme più efficaci per ben 4 giri alle spalle del monegasco prima poi di farlo passare. Successivamente si è fermato, ora mette a segno il giro più veloce, ma è chiaro che il pilota tedesco, essendo su una strategia diversa sulle due soste, ha perso parecchio tempo dietro Leclerc in maniera tutto sommato inutile. Davanti comunque non cambia la sostanza della corsa, restano in testa le due Mercedes, Hamilton davanti a Bottas 7 secondi e 7 a dividere i due, segue al terzo posto Max Verstappen, al quarto posto è salito Charles Leclerc in virtù appunto del pit stop di Sebastian Vettel, che ha anche fatto segnare il giro più veloce appena uscito dai box superando Gasly. Era tornato, era rientrato in pista alle spalle della seconda Red Bull, quella di Gasly, ha superato, un bel attacco deciso in curva 12 e poi successivamente ha fatto segnare anche il giro più veloce. Ora sono 13 secondi di ritardo di Vettel nei confronti del quarto posto di Leclerc. È evidente a questo punto il tentativo di undercut nei confronti di Max Verstappen, ma erano distaccati i due di ben 10 secondi, dunque sarà veramente difficile dal punto di vista strategico riprendere la Red Bull, tanto più che Max Verstappen si ferma proprio in questo momento proprio per cercare di coprirsi dal cambio di strategia della Ferrari. Dunque sosta in box per Max Verstappen per difendere il terzo posto, Hamilton e Bottas restano al comando comunque indisturbati del Gran Premio di Spagna quando siamo al 44esimo dei 66 giri previsti, dunque siamo a 2/3 di gara. Studio. E a questo punto deve cercare Leclerc di difendersi da Verstappen e conservare il podio. Leclerc, l'idea strategica della Ferrari è chiara per Charles Leclerc, ovvero arrivare in fondo con queste gomme, ma sono appena 4 secondi e 2 il tesoretto che Leclerc deve difendere nei confronti del pilota olandese, che sta rivenendo su a grande velocità, considerato che appunto ha delle gomme fresche. Intanto c'è un incidente, vediamo che è uscita fuori pista una Racing Point, dovrebbe essere quella di Stroll, coinvolta anche una McLaren che abbiamo visto andare nella ghiaia, quella di Lando Norris, danni all'ala anteriore per la McLaren di Lando Norris. Vediamo se sarà a questo punto necessaria anche la safety car, considerato che entrambe le vetture sono ferme in pista. Vedremo quella che sarà la decisione del direttore di gara. Nel frattempo si è fermato anche Valtteri Bottas per il suo pit stop, abbiamo visto un'inquadratura della gomma posteriore destra di Lewis Hamilton con un bel blister, dunque anche lui dovrà fermarsi, una gomma danneggiata, ma esce in questo momento la comunicazione safety car, dunque ci sarà la safety car per l'incidente tra Norris e Stroll. A questo punto tutto torna nuovamente
completamente aperto. E allora siamo nel corso del 49esimo giro, siamo ancora in regime di safety car per l'incidente tra Lance Stroll e Lando Norris. Ve lo raccontiamo rapidamente: tentativo di sorpasso da parte dell'esordiente britannico della McLaren, Lando Norris, ai danni di Stroll all'esterno di curva 1. Stroll ha provato a resistere nel successivo richiamo verso di terzo sinistra, ottimista l'attacco di Norris da un lato, dall'altro lato Stroll non gli ha forse lasciato tutto quanto lo spazio, entrambi sono finiti nella ghiaia, nessun problema per i piloti, le vetture vengono rimosse in questo momento dalla gru e dunque regime di safety car che potrebbe aver avvantaggiato Charles Leclerc. Vi diciamo perché subito dopo l'ingresso della safety car sia Hamilton che lo stesso Leclerc si sono fermati ai box, i due non si erano ancora fermati, non avevano effettuato la seconda sosta, anzi probabilmente Leclerc aveva intenzione di arrivare fino in fondo con le gomme hard, si è fermato invece perdendo la posizione ai danni di Verstappen e Vettel, è scivolato infatti al quinto posto, ma ora avrà gomme medie più fresche, gomme nuove abbiamo visto montare la sua Ferrari, dunque potrà passare dal difensore all'attaccante per quello che riguarda il ruolo in questi ultimi giri di gara. La situazione comunque in regime di corsa neutralizzata vede ancora avanti le due Mercedes di Hamilton e Bottas, quindi la Red Bull di Max Verstappen, la Ferrari di Sebastian Vettel, quella di Charles Leclerc al quinto posto, quindi Gasly settimo, Grosjean settimo, Magnussen ottavo, Kvyat nono e decima la McLaren di Carlos Sainz. Studio. E allora siamo al giro numero 54 dei 66 previsti, c'è stata la ripartenza dopo la safety car un paio di giri fa, gran battaglia alla prima curva tra Charles Leclerc e Pierre Gasly, il francese della Red Bull che ha provato ad insidiare il quinto posto di Charles Leclerc, grande battaglia ruota a ruota, ha avuto la meglio il pilota della Ferrari, tra l'altro Gasly è stato poi superato anche dal danese della Haas Magnussen, è stato poi bravo a riprendersi la posizione, davanti le posizioni invece sono rimaste invariate con Hamilton in testa al Gran Premio di Spagna davanti al compagno di squadra del Mercedes Valtteri Bottas, al terzo posto Max Verstappen, quindi Vettel, l'altra Ferrari di Charles Leclerc, nulla è mutato dunque nelle prime posizioni con Leclerc che anziché attaccare Vettel ha dovuto guardarsi negli scarichi dall'attacco di Pierre Gasly, è stato bravo a rimanere dietro. Hamilton fa segnare proprio in questo momento tra l'altro il giro più veloce che, lo ricordiamo, non è solo un dato statistico ma da questa stagione va anche a regalare un punto in classifica, dunque anche questo è importante, mentre Lewis Hamilton sta facendo il vuoto, già 5 secondi di vantaggio nei confronti di Valtteri Bottas. Gran lotta invece nelle posizioni di rincalzo, prima tra le due Haas con Magnussen e Grosjean che hanno fatto allegramente ruotate in curva 1, poi successivamente con Sainz della McLaren che è riuscito a sopravanzare proprio il pilota francese della Haas Grosjean per l'ottavo posto. Tre giri al termine della gara, continua l'assolo delle Mercedes con Hamilton al comando davanti a Valtteri Bottas e a Max Verstappen, le Ferrari in quarta e quinta posizione, posizioni cristallizzate, difficile ipotizzare a meno di cataclismi un attacco in queste ultime fasi, allora lo spettacolo si concentra tutto nelle posizioni di rincalzo con la Haas di Grosjean che è stata superata anche dalla Toro Rosso, cuore italiano di Daniel Kvyat, ora deve difendersi dall'attacco dell'altra Toro Rosso, quella di Alex Albon e della Renault di Ricciardo, spettacolo dunque nelle retro vie, situazione consolidata al comando dove Hamilton con questo successo tornerebbe in testa al mondiale, Hamilton che ha messo a segno anche il giro più veloce si garantirebbe dunque anche questo punto e con questa situazione Max Verstappen balzerebbe la terza posizione del campionato davanti a Sebastian Vettel. Ultimo giro del Gran Premio di Spagna, Codignoni. E allora battute finali del Gran Premio di Spagna, a solo Mercedes anche sotto il sole della Catalogna, giornata calda, non c'è vento e soprattutto non c'è nulla che sembra in grado di andare a fermare il dominio delle frecce d'argento che iniziano proprio in questo momento l'ultima tornata, passano sotto la nostra postazione Hamilton e Bottas, transitano ora in terza posizione Verstappen, in quarta Sebastian Vettel, in quinta Charles Leclerc, più staccata l'altra Red Bull di Pierre Gasly, posizioni cristallizzate per quello che riguarda quelle di testa, le top 6, mentre dietro come detto in precedenza continua la lotta per accaparrarsi il decimo posto, l'ultimo che garantisce un punto con la Toro Rosso di Albon, il bravo pilota esordiente thailandese che sta cercando di insidiare la Haas di Grosjean, l'altra Haas, quella di Magnussen, è al settimo posto, c'è anche un'altra Toro Rosso che prova un attacco a un'altra vettura, si tratta di Kvyat che prova ad attaccare Sainz per l'ottavo posto, ma la scena è tutta quanta per le Mercedes che stanno per concretizzare la quinta
doppietta in 5 gare, non era mai successo, una superiorità veramente schiacciante, evidenziata questa volta a differenza di altri weekend sin dal venerdì. Mercedes sempre più rapide con Bottas, mattatore del venerdì, mattatore del sabato, Hamilton però spietato al via con uno scatto perfetto, ha saputo sopravanzare Valtteri Bottas alla prima curva e quindi è andato a prendersi con una solo, senza mai che nessuno potesse mettere in discussione la sua leadership, la vittoria del Gran Premio di Spagna. Taglia il traguardo in questo momento Lewis Hamilton e vince il Gran Premio di Spagna davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen, terzo e sul podio. Le Ferrari al quarto e quinto posto con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Uno sguardo alla classifica del campionato, Hamilton balza al comando con 112 punti davanti al compagno di squadra Bottas, fermo a quota 105, già quasi doppiati gli avversari. Al terzo posto si issa la Red Bull di Max Verstappen a quota 66, le Ferrari quarta con Sebastian Vettel a quota 64, Leclerc a 57. Dunque, vi rivaliamo il risultato finale del Gran Premio di Spagna 2019, quinta prova del mondiale. Hamilton vince davanti al compagno di squadra in Mercedes, Valtteri Bottas. Al terzo posto Max Verstappen, quarta e quinta le Ferrari di Vettel e Charles Leclerc. Studio.